coach, siete partiti con il piede giusto in questo girone playoff, 3-1 contro Monopoli. Quanto era importante partire con i 3 punti in tasca? Per fortuna abbiamo giocato la prima partita con una delle squadre più abbordabili in casa e ci ha permesso di conquistare questi primi 3 punti. E come avevamo già pronosticato, se riusciamo nell'impresa di vincere anche fuori casa con la quarta dell'altro di, cioè questa che abbiamo giocato oggi, che è dell'altro girone, e la nostra terza, abbiamo già fatto metà strada verso la promozione. E dobbiamo ancora crescere. Abbiamo vinto 3-1, ma abbiamo lasciato un set dopo essere stati in vantaggio, e questo non deve succedere, perché dobbiamo cominciare a giocare più da squadra e dobbiamo imparare a studiare subito la squadra e adattarci subito al gioco della squadra avversaria. Ci mettiamo un po' troppo tempo per entrare nei meccanismi di squadra per controbattere l'offensiva avversaria. Spero di lavorare su queste cose meglio durante queste 2 settimane, visto che la prossima riposiamo, in modo tale da affrontare al meglio la partita con il Copertino, che è la seconda dell'altro girone. Dobbiamo giocare a Copertino e quindi sarà difficile, però noi proveremo a portare qualche punto a casa. Magari potrebbe essere il colpaccio che ci consentirà poi di portarci avanti nella classifica finale. Oggi credo che con tutti gli effettivi avete dato una buona dimostrazione di forza su tutti Apollo e Guerrieri, che ne pensa? Il rientro di Guerrieri è stato fondamentale, è entrato dalla panchina al posto di un raddato un po' spento. Quest'oggi è apportato il suo apporto nonostante le condizioni fisiche non ideali, però ha fatto la sua partita, ha giocato bene, quindi speriamo di recuperare al massimo anche lui. Adesso, come ha già anticipato, riposate, poi andrete a Copertino. Avrebbe preferito giocarla subito questa partita? O... sì, indubbiamente sì. Indubbiamente sì, perché questo ritmo alternato, ci fermiamo, giochiamo, ci fermiamo, giochiamo. Succederà la stessa cosa fra 2 settimane. Dopo giochiamo col Copertino, ci sarà la pausa delle festività pasquali e quindi saremo di nuovo fermi e così si perde un po' il ritmo partita. Proveremo a fare delle amichevoli, anche se è difficile perché tutte le squadre giocano, quindi è difficile che vengano a fare un'amichevole. O la faremo in settimana o cercheremo di fare una squadra con qualche altra persona che non gioca più e c'è ancora nel giro della nostra pallavolo, in modo tale per allenare e fare il secondo 6 nel miglior modo possibile. Oggi avete dato una risposta importante, l'Udas per questa promozione c'è? L'Udas per questa promozione ci spera di esserci, sì. Siamo con il coach di Monopoli, Carmela Paolangelo. Allora, oggi dopo il primo set vinto purtroppo è mancata forse l'incisività giusta, avete perso 3-7-1 contro l'Udas. Troppo forte l'Udas o è mancato Monopoli? No, a dire il vero, noi stasera non siamo stati manco al completo. Avevamo un paio di ragazzi che venivano fuori da una bronchite e altri 2 ragazzi perché per questioni di lavoro sono andati a lavorare, quindi insomma, voglio dire, abbiamo provato a fare una nostra gara e quindi qualche seconda linea non ha risposto come insomma speravamo. Nulla di preoccupante, perché insomma, voglio dire, alla fine ognuno sa quello che insomma può mostrare. Stasera è andata così, insomma, e poi ce la giochiamo al ritorno. Adesso il girone playoff comincia in salita, quanto sarà difficile riprendere subito il cammino? Noi proveremo sin da sabato, sperando ovviamente di avere a disposizione tutti i migliori giocatori. È chiaro che, insomma, voglio dire, speravamo di portare almeno qualche punticino giù da noi. Non ci siamo riusciti, quindi proveremo a far benissimo sabato prossimo per metterci un attimino anche noi in carreggiata. Il campionato, voglio dire, ha comunque tante cose ancora da dire. Vediamo un po'. Il primo obiettivo, insomma, voglio dire, l'eventuale permanenza in Serie D l'abbiamo raggiunta. Abbiamo ragazzi anche giovanissimi, abbiamo il pregio di giocare con ragazzi anche del 2000, 98, cosa che insomma in giro se ne vede poche, quindi andiamo avanti sulla nostra linea, speriamo di far crescere anche ragazzi e nuovi talenti, perché qualcuno insomma questa responsabilità se la deve prendere, no? Proverà anche Monopoli quindi a raggiungere la promozione? Proveremo, perché sportivamente è giusto che tutti provano, poi vediamo un attimino le cose come si mettono e vedremo un po' a fine campionato cosa potremo dire. Grazie, coach. Allora.